Il dramma degli ucraini in fuga dalla guerra ha generato una forte risposta di solidarietà ed umanità da parte di tantissimi abruzzesi. Solidarietà già manifestata per il popolo afghano. La Regione Abruzzo, il Presidente del Consiglio regionale, l'assessore alle politiche sociali e la mia figura, sentiti il prefetto di L'Aquila ed il Presidente del Tribunale per i minorenni, con il supporto delle istituzioni ecclesiastiche, abbiamo individuato una ricognizione finalizzata alla raccolta delle disponibilità dei nuclei familiari residenti in Abruzzo, all'accoglienza temporanea di famiglie e minori, di messa a disposizione di alloggi, nonché alla formazione di un elenco di mediatori culturali e linguistici con il compito di facilitare gli ingressi in famiglia e l'integrazione comunicativa. Sono stati predisposti dei moduli che verranno pubblicati a breve sul sito del Consiglio regionale con l'indicazione di un indirizzo mail dedicato. È fondamentale evidenziare che si tratta di accoglienza temporanea, che dovranno essere seguite le disposizioni legislative in merito ed attuate esclusivamente dalle figure preposte, ossia le prefetture ed il tribunale per i minorenni, con l'ausilio degli assistenti sociali. Rispettare le procedure indicate dal legislatore al fine di un'accoglienza adeguata è indice per elidere l'ingresso di fenomeni di tratta, di traffico e di sfruttamento, fenomeni che purtroppo si possono manifestare in tali tragiche occasioni. Evidenzio che sul territorio abruzzese abbiamo oltre 150 minori stranieri non accompagnati e pertanto chiediamo un'attenzione anche verso questi bambini privi di una famiglia e quindi di un tessuto affettivo stabile.